E voi parlate ancora di Inzaghi out. Voi avete il coraggio di dire Inzaghi out, ok? Cosa dovrebbero dire i romanisti? Spiegatemi, cosa dovrebbero dire i romanisti dopo ciò che si è visto? Quattro banane dal Genoa. I numeri di questo inizio stagione della Roma e di conseguenza di questo inizio stagione di José Mourinho sono impietosi, fanno veramente paura, paura fanno, paura. La Roma ha 5 punti, è sedicesima in classifica, ha un punto dalla zona retrocessione dopo 6 partite. Questo significa che la Roma ha fatto meno di un punto a partita. La differenza reti è di più 2. Hanno fatto 13 gol e ne hanno subiti 11. Ma perché? Perché hanno vinto una partita 7-0. 11 gol subiti in 6 partite? Scusate, è una follia. Sono quasi 2 gol a partita. Cioè la Roma subisce di media 2 gol a partita. A questo punto io mi sono messo un po' anche ad ascoltare qualche sfogo di qualche romanista che fa capottare dal ridere. Li conoscete, sono sempre gli stessi, l'Asso di Roma, Sikulf, sono bravi, bravi ragazzi e soprattutto nonostante il periodo orribile, comunque te la fanno vivere, ti fanno vivere la loro tristezza, diciamo, sportivamente parlando, in maniera anche allegra. Il discorso è questo, però. A questo punto bisogna fare una riflessione su José Mourinho. Cioè, ci sono stati allenatori in Serie A che sono stati esonerati per molto meno. Bisogna capire, è ancora così importante il blasone di José Mourinho? È ancora così importante la bacheca trofei di José Mourinho? O è più importante il presente della Roma? La risposta la lascio a voi. Io non avrei alcun dubbio a questo punto. Il problema è molto semplice. Ci sono degli allenatori che non sono stati capaci di evolversi. Il calcio in questi ultimi anni si è evoluto, è cambiato completamente. Se voi andate a vedere una partita di 10-15 anni fa, è completamente diversa da una partita di adesso. Il problema è che ci sono degli allenatori, vi faccio tre nomi a caso, Mourinho, Allegri, Simeone, che non si sono aggiornati, che non si sono aggiornati. Non è perché ti chiami Mourinho o perché ti chiami Allegri o perché ti chiami Simeone, vinci le partite. È questo il problema. Mourinho è un personaggio carismatico. Mourinho è un personaggio che sa trasmettere grinta, che sa trasmettere passione, che sa trasmettere voglia di fare, che sa trasmettere un sacco di cose positive. Ma purtroppo nel calcio moderno non basta più. Non basta più l'allenatore cazzuto per vincere le partite. Ci vuole l'allenatore preparato, l'allenatore che studia. Se tu non studi, se tu non ti aggiorni, non puoi fare l'allenatore di Serie A, soprattutto. Perché gente come Palladino fa bene? Perché mi viene in mente anche, che ne so, l'allenatore del Sassuolo, Dionisi. Perché fanno bene? Perché sono dei ragazzi giovani, hanno un calcio moderno e studiano quotidianamente, si aggiornano quotidianamente sulle tematiche del calcio moderno. Cosa che secondo me Mourinho e Allegri non fanno, perché vivono di luce passata. Io mi chiamo Mourinho,
Quindi il mio gioco va bene così, non ho bisogno di imparare da nessuno. Invece nella vita, ragazzi, si impara sempre da chiunque e sempre, in ogni momento. Non è che si finisca mai di imparare. Mourinho probabilmente si deve aggiornare. Mourinho non può permettersi di gestire una squadra in questo modo. Io ho visto la partita. I calciatori sono completamente spaesati. Non funziona più. Non funziona più il buttarla in caciara. Non funziona più mettere dentro gente a caso che tanto poi Dybala o Lukaku qualcosa si inventano. Non funziona più. Perché le squadre avversarie, soprattutto quelle allenate da allenatori giovani, ti fanno un culo così. Perché hanno tattica, hanno tecnica e hanno tenuta fisica e giocano un calcio moderno, diverso, pressing alto, non hanno più paura, non esistono più le squadre di una volta che si arroccano dietro perché hanno di fronte la Roma o perché hanno di fronte la Juve o perché hanno di fronte l'Inter. Adesso tutte giocano a viso aperto, ragazzi. Tu puoi prenderla in that place contro il Milan, come puoi prenderla in that place contro l'Empoli. Puoi prenderla in that place contro chiunque. E Mourinho ne è la dimostrazione più lampante. Quindi, ragazzi, se fosse per me, io gli darei il ben servito. Il discorso però è legato ad un aspetto contrattuale. L'aspetto contrattuale dice che l'obiettivo di Mourinho era quello in 3 anni di riportare la Roma in Champions. Quindi a fine anno si tireranno le conclusioni. Questo è quello che dice il contratto. Alla fine del terzo anno si tireranno le conclusioni. Il primo anno non c'è riuscito, però ha vinto la Coppa. Il secondo anno non c'è riuscito, però è andato in finale. Quest'anno, se questi sono gli inizi, la Champions non la vede nemmeno con il binocolo. Io starei molto attento, perché si rischia veramente di innescare un meccanismo molto pericoloso. Stiamo parlando di una squadra che ha fatto 5 punti in 6 partite. Ovviamente non continuerà così tutta la stagione. Ma una stagione iniziata così è già compromessa per il raggiungimento delle prime 4 posizioni. Perché, parliamoci chiaro, la Roma attualmente non ha una rosa più scarsa di quelle che gli stanno davanti. Forse sarà un pelino inferiore alla Juve, sarà un pelino inferiore al Milan, sarà un pelino inferiore all'Inter. Ma basta. Cioè, queste sono le tre, e a Napoli ovviamente, queste sono le 4 squadre che gli stanno davanti. Quindi la possibilità di andare in Champions con questa rosa c'è, perché la rosa non è male, bisogna però farla giocare in maniera decente e in questo momento Mourinho la sta facendo giocare da schifo. Mi dispiace dirlo da interista, amo Mourinho come lo amiamo tutti noi nerazzurri, però ragazzi c'è poco da dire. Mourinho ha molte colpe in questo inizio di stagione disastroso della Roma. E spero in Dio che qualcuno faccia qualcosa. Perché a me vedere la Roma quintultima in classifica non piace. Non piace perché è comunque una squadra blasonata che sta navigando nei bassi fondi della classifica. Non è bello, non è bello nemmeno per il movimento calcistico. Non è bella una cosa del genere. E soprattutto non voglio mettermi nei panni dei romani. Se fossi nei panni dei romani sarei veramente, veramente triste e preoccupato. Vedremo cosa succederà.